Lancia Y, prodotta dal 1995 al 2003, avrebbe dovuto essere l'erede della Y10 secondo la casa di Torino. Fu particolarmente apprezzata fin dal suo debutto. Pensate che in due mesi ne furono vendute più di 40.000 unità. Figlia della matita dell'ottimo Enrico Fumia, padre di auto come l'Alfa 164 o la GTV. Ha uno stile molto particolare. Forti sono i richiami allo stemma della casa e alle antenate del passato, Ardea e Appia. Nel corso degli anni sotto al cofano della Y arriverà l'evoluzione del mitico Fire. 1200 di cilindrata per 86 cavalli, considerato ancora oggi uno dei migliori motori di questa categoria. Dentro troviamo semplicità, senza però rinunciare a un certo lusso. Elegantemente minimalista, diciamo. Menzione d'onore alla versione elefantino rosso che riportò in auge il marchio HF di Munarica Memoria. Diciamo che ora sarebbe anche arrivato il momento di fare qualcosa di nuovo con quei blasoni. Ah, un grazie particolare a Leo di Automunirsi per il supporto a questo video. Secondo me, l'ultima piccola vera Lancia. Tu che dici?